Cioè io è 2 chilometri, è là, la freccia è là. Cosa vuoi prendere giù? Paese, un bel paese. Ma può fare il tortufo lui. Il progetto è il primo e più vecchio dei tartufai savignesi. Sapeva tutte le bollate, lui le conosceva. Non, si diceva che aveva lasciato una mappa a qualche erede, ma in realtà non l'ha mai fatto. Il mito è quello della mappa di Poggetto. Lui la stella? Dove? Dove sta là? Ho cominciato presto, avrò avuto 10 o 12 anni. E i miei genitori l'hanno iniziato quando sono nata io, nel 34, che eravamo poi in un altro ambiente, non qui. Stavano rinominando tutte le strade del centro, alla fine quale nome dare alla via di fianco a noi, via Merigo Vespucci, naturalmente il nome di mio nonno. Nel 50 ci siamo trasferiti qui. Poi pian piano mio papà l'ha ingrandito un po' e poi abbiamo deciso di smettere ed ha iniziato Alberto. E pensare che Alberto non ci ha mai aiutato. Preferivo, che ne so, magari giocare a calcio, andare in giro come gli altri della mia età. Invece ogni tanto mi incastravano qua a fare il cameriere, aprire le bottiglie, non è che mi piacesse proprio tanto. Ci aiutava solo il giorno della fiera, a settembre. C'è la fiera grossa. Allora lui stava al banco a contare i soldi. Proprio così. Sono ravioli di ricotta con condimento balsamico, scaglie di parmigiano e scaloni. I nostri piatti poi sono quasi tutti molto corti come preparazione, abbastanza semplici, puntiamo molto sui sapori. Il mancino non è colpa mia. Tutto merito di quel signore là, guarda. È riuscito a mettere insieme un giro di fornitori e anche in certi casi a istruirli sul senso della qualità dei prodotti da servire. Alberto. Quando partiamo dagli animali nostri, cerchiamo sempre di lasciare tutto l'animale nel piatto. Ieri abbiamo macellato un capretto e quindi il giorno successivo facciamo un piatto con il cervello del capretto, la lingua, le guancette, i rognoni, e facciamo un piatto solo con quello. E ne vengono 2 porzioni d'animale, quindi ne ho 2 o 4 porzioni a settimana. Via tavolo 14, un maiale e una testa. Due clienti bisogna fare diventare belli, sono entrambi con pochi capelli e meritano il parrucchino, ma almeno mettiamogli i capelli. Alberto? Ma guarda, tra i ristoratori che ho incontrato io, fino adesso il migliore in assoluto. Spero di pagare meno stasera. Qui viene un pubblico di bolognesi, di modenesi come base locale, poi nel corso degli anni invece sempre anno dopo anno stanno aumentando i clienti che vengono da fuori provincia, da fuori regione e ultimamente anche un 10% di stranieri, tutti portati da una voglia di mangiare, di bere, di assaggiare i prodotti della nostra terra. Noi il tartufo lo trattiamo nel migliore dei modi, nel senso che ne compriamo quello bello e lo affettiamo sui piatti dei clienti. Salmerino con legumi e tartufo nero estivo. Allora. Hai visto la
Il tartufo è diventato parte molto importante dell'economia della nostra vallata. Pensare solo forse 20 anni fa, quelli che andavano al tartufo facevano anche fatica a venderlo. Dovevano andare a Bologna, poi tornavano a casa molte volte col tartufo. Adesso invece sono assaliti a casa e lo vendono al primo che arriva. E da lei? Lui da lei? Da, pianino. È in superficie quello. Nero, bravo. Prendi,